Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Lion Song. Sto registrando gli episodi tutti di fila, quindi quindi non lo so. No, va bene. Abbiamo finito di scoprire la storia di Paul, che lui era un falsario e quindi non è stato all'altezza di copiare l'ultimo dipinto di Franz Marquet. Abbiamo scoperto la nostra destinazione, quindi il fronte, quindi siamo ad anni in guerra. Abbiamo scoperto perché l'ha fatto Otto, perché l'ha fatto Paul e perché l'ha fatto l'altro, che ora non mi ricordo, yeah! L'ho detto 4 secondi fa, va bene. Siamo andati a cambiarci, ma Paul è scomparso e ora dobbiamo andarlo a cercare. Soldato, ha visto passare un uomo? No, signore. Continui così. Sì, signore. Paul. L'abbiamo trovato. Ci sta lasciando? Proverà a fermarmi? Non ci ha mai detto se ha dipinto qualcosa di suo. Perché mai? Sono un falsario. Per un amico? Una persona che ama? O per se stesso? Non per guadagno, solo per lei. No. Chi lo guarderebbe mai? Sono nessuno. Credi di conoscermi, figlio di un barone? Dipitiamo tutti di noi stessi, non è così? Ma ci rifletta. Copy Marquet un'ultima volta. Lì non si è soltanto a rischio. Ma non ho osato ritrarre il suo critico più feroce. Il treno sta rallentando. Darà l'allarme. No, è una sua decisione. Avevamo ragione. Lei sarà un buon comandante. Farò del mio meglio. Adesso vada, la prego. Ho una decisione da prendere. Signori, combatteremo battaglie diverse, ma sarei orgoglioso di avervi al mio comando. Farò di tutto per non deludere i miei uomini, altrimenti deluderei anche voi. Mi chiamo Albert Vogel, ma per tutti sono Bert. Otto Dorf. Theodor Antio. Lechner. Quindi Paul non ha voluto andare. Nel 1914, poco dopo l'uccisione dell'arciduca Franz Ferdinand, ci fu un richiamo alle armi. Ebbe così inizio la Grande Guerra. Ah, quindi siamo prima della guerra mondiale, ok. Prima. Otto andò in guerra per difendere patria e famiglia, ma poté almeno rivedere i genitori. Poco dopo l'arrivo all'accampamento a ovest della Drina, Paul si sparò a un piede. Tornò infine a Vienna, da Frida. Theodor tornò, ma fu costretto all'esilio. Tuttavia diventò una figura cruciale del movimento socialdemocratico in Europa. Per un breve periodo la musica di Vilma ebbe enorme successo. Era la prediletta dell'intera Vienna. A Vienna non realizzò mai i suoi sogni. Dopo troppe concenti delusioni, tornò a casa con il suo cuore spezzato. Una sera d'autunno, una donna entrò nella locanda di Leo Spodani. Si sedette in silenzio. Quando gli fu chiesto cosa desiderasse, sorrise e rispose: un piatto di tre famosi gnocchi, Leos. Pelle d'oca, Dio. Mi ha mandato Leos. Ah!
la musica che aveva rallegrato gli inizi del XX secolo ammutolì allo scoppio della guerra. Franz Marquet in qualche modo riuscì a far cambiare idea al nonno, che riprese di nuovo a scolare dopo il successo del nipote. Ma questo è Gretel? Franz fu al centro di un nuovo movimento d'arte a Vienna. La sua visione unica nel mondo ispirò molti in diverse discipline. Franz fu arruolato un anno dopo l'inizio della guerra. No, anche Marquet! Nell'effimera quiete che precede l'alba, ritrasse i suoi commilitoni. No! Nel 1918, Gustav Klimt morì, segnando la fine di un'era. Emma si trasferì nel Regno Unito, dove accettò la cattedra di matematica all'Università di New Yorkshire. Molte scoperte scientifiche del secolo XX furono possibili, grazie alla prova di Emma dello stato di legge. Lo dirò sempre male, ragazzi, sempre. Emma continuò a scrivere a Nicole per tutta la vita. Oh mio Dio! Oh. Nicole scoprì di odiare molte meno cose che in passato. Oh, che tenere! Oh, che tenere! Durante la guerra l'università di Vienna fu trasformata in un ospedale militare. Ma le lezioni continuarono comunque. Studenti e insegnanti riuscissero a incontrarsi. La prima guerra mondiale ebbe fine nel 1918. Il numero totale di vittime tra militari e civili ammontò a oltre 38 milioni di vittime. Cazzo. No, mica poche. Ok. Fine. Una cosa che non so. Tanto ascoltiamo la musica bellissima. No. Una cosa che non so è se a seconda delle scelte cambia anche il finale, mi devo documentare, quindi a seconda delle scelte che facciamo rifaremo il finale, ovviamente ve lo farò vedere il finale e poi vediamo un po'. Bene, abbiamo finito Closer e quindi abbiamo finito anche The Lion Song. Molto veloce siamo stati, no? Vabbè, duravano poco, ecco. Infatti, abbiamo finito Crossword. Quindi possiamo dire che dal prossimo episodio di Song vado a rifare le scelte, quindi scegliamo le altre scelte. Io vado a documentarmi su internet, tanto il finale lo sappiamo. Vado a documentarmi sulle varie scelte che si possono fare e se si fanno quelle scelte sblocchiamo tale cosa. Andiamo a vedere se riesco a fare queste cose. La storia la sappiamo, quindi magari vi faccio un'ispezione, quindi sappiamo già se fare delle scelte o del genere, magari se facciamo una scelta. Vediamo di portare il però dai, può saltare? Aspettiamo un po' che finisce. Possiamo dire una cosa, cioè dobbiamo dire quindi di una cosa. Questo gioco mi è incarnato, non mi faccio scrivere in capo, io l'avevo già visto che poi era un cantiere, allora lasciamo di questo, perché c'è una storia molto bella. Io adoro questi giochi in cui le
le tue scelte fanno la storia, un po' come Life is Strange. Allora, abbiamo le decisioni. Non abbiamo preso il denaro. Quale denaro? Mi ricordo, ma possiamo rifare questa scelta. Non è fuggito alla polizia. Ah, non siamo fuggiti alla polizia? Cazzo, dobbiamo rifugiare la polizia allora. Dobbiamo riuscire a fuggire la polizia. Ok. Ah, quindi se non riuscivamo dalla polizia, Paul non c'era nell'ultimo sul treno? Boh. Ha incoraggiato uno degli uomini. Dei soldati mobilitati per la prima guerra mondiale non tornò a casa. Oh. Bene, bene, abbiamo finito. Vediamo un attimo queste decisioni. Aspetta, devo fare un attimo la via. Ok, va bene, abbiamo finito The Lion Song. Ora io poi, come ho detto prima, andrò a cercare una guida, diciamo, sulle altre scelte, anche in inglese, ma tanto poi, e quindi cerchiamo di capire cosa succede se facciamo tale scelta, ok? Quindi grazie di aver visto questo video, spero che la serie vi sia piaciuta. Ora io vedo un po' come organizzarmi con le altre parti, perché vedete, io faccio tipo continua. Ora non so come si fa però. No, sbagliato. Ok, sì, qui. Dietro. Posso andare a cliccare qui su decisioni. E posso andare a riscegliere decisioni. Però se io vado qui, una cosa. Ora, si fa una prova di decisioni. Ah. Allo? Vabbè. Ora. Non lo so. Ah, ok. Ok. Mi cambia proprio tutta la storia. Ok? Quindi, ora noi l'abbiamo finita. E quindi, ora, io voglio rimettere qui tutto a decisioni, perché mi torna comodo. Ok. Ok, ora lasciate un mi piace, un commento se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!